How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, quella che vi proponiamo oggi è una stupenda ballata firmata dalla voce unica di Celine Dion, dolce e potente allo stesso tempo. Si intitola If That's What It Takes, si tratta di un brano che faceva parte dell'album Falling Into You del 1995. È un inno all'amore, alla stima per una persona di cui si canta subito che ha il cuore più coraggioso, l'anima più forte, è la luce nel buio, il luogo chiamato casa. Certo non va tutto bene, canta Celine Dion, ma le cose torneranno a posto, anche adesso che negli occhi di questa persona è possibile leggere lo sconforto, anche perché è sola, ma non sarà così, io ci sarò, dice ancora l'artista, anche nella tempesta, in ogni momento scandito dal battito del cuore, senza fine, in ogni secondo della vita, lei promette di esserci, promette che l'altra persona potrà dormire tra le sue braccia, proprio mentre si abbatte la pioggia, l'acquazzone, insomma, sarà come una roccia per lei, un appiglio. E davvero questa è una canzone intensa per un artista che in realtà qualche tormento lo ha anche vissuto in carriera e nella vita privata, perché per esempio, e solo per limitarci all'ultimo periodo, è stata protagonista di feroci polemiche per i chili persi. È stata infatti accusata di essere dimagrita troppo, di essere persino anoressica, ma lei si è difesa, come una tigre verrebbe da dire, spiegando di sentirsi assolutamente bene e di essere libera di poter scegliere come apparire e sentirsi. Di recente poi ha compiuto anche un altro gesto di affermazione, anche se sembra apparentemente una scelta più banale. Ha liberato, per così dire, i suoi capelli ricci, senza più sentirsi obbligata a mostrarsi con un liscio impeccabile. La cantante ultra 50 quantenne ha infatti dato prova della sua capacità di trovare una sorta di standard giusto, mostrandosi in un video social con i capelli ricci mentre era nel suo studio di registrazione durante la fase di produzione del suo singolo uscito nel 2019, The Chase. Il montaggio mostra Celine Dion in un dietro le quinte con un atteggiamento piuttosto intimo, la star in questa fase creativa che si lascia andare proprio al ritmo della musica e balla proprio come se nessuno la stesse guardando. In questa dimensione così spontanea e naturale, Celine Dion ha rivelato appunto i suoi capelli lunghi e ricci al massimo della naturalezza. Lei che ormai è diventata un'icona di bellezza incontestata, con i suoi 4 milioni e mezzo di followers, sa sempre come ingaggiarli, cavalcando anche i trend del momento. E in questo periodo di post-lockdown e ancora di lockdown con il Covid, che ha cambiato e ridefinito tutte le nostre abitudini a favore di un approccio molto più rilassato e autentico, ecco che l'artista è un esempio di quanto il modello troppo artefatto e patinato delle star stia un po' tramontando. Tornando invece al 1996, anno di uscita dell'album Falling to You, va ricordato che era il quarto disco in studio in lingua inglese e poi è diventato il 24esimo in totale. Falling Into You è stato anche un grande successo e ha vinto il Grammy Award come album dell'anno e miglior album pop. Nell'aprile del 97 ha anche vinto 3 World Music Awards per l'artista più venduto al mondo, l'artista pop più venduto nell'anno e l'artista canadese dell'anno più venduta al mondo.
dell'album è anche nella lista dei Definitive 200 di Rock and Roll Hall of Fame. E poi è diventato uno dei dischi più venduti della storia, con oltre 32 milioni di copie in tutto il mondo. In cima alle classifiche mondiali, incluso anche il numero 1 negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Francia, in Australia e in molti altri paesi, ecco che il disco è diventato uno dei più venduti del 1996 e del 97, anche uno degli album più venduti dell'intero decennio. Ecco a voi allora il nostro estratto di oggi per voi. Buon ascolto! How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/secureourworld.